Molto chiaro. Più della caccia. E ci siamo ragazzi, finalmente vado a togliere i melari. Adesso non mi ricordo che giorno inizio a scaricare, sono le 9, c'è un volo abbastanza calmo. Stamattina alle 6 che ho portato dentro il melario della 1, c'era davvero, l'avevo lasciato in magazzino per fargli svuotare un po', per far andare via le api, ma è successo il contrario, si sono riempite ancora più api. Perciò l'ho liberato la svelta e l'ho portato dentro il laboratorio. E adesso la situazione si è calmata nel magazzino. E meno male. Adesso velocemente carico i melari nel furgone, come l'altra volta, e dopo li porto dentro il laboratorio e aspetto la mia ragazza e il mio amico che mi daranno una mano. Mi porto avanti io portando giù i melari e via. Ok, allora c'è un piccolo problema. Le famiglie con su due melari avevo tenuto quello pieno sopra, però l'apiscampo gliel'ho messo su tutte e due. Non mi si sono liberate le api, perciò dovrò procedere con la spazzola. Allora, la cosa che posso fare adesso, come ho fatto con la 4, togliere solo le famiglie che hanno un melario. Perciò per ora solo la 7 e la 8. La 2, la 3 e la 5 dovrò venire anche qua, perché qua non si è liberato il apiscampo, l'ho messo bene. Ok, adesso perciò nei melari che hanno ancora su le api dovrò spazzolarli, perché purtroppo non ho un soffiatore io. Perciò una alla volta dovrò fare questo lavoro qua. Qua un po' me li ha liberati, né? Solo non tantissimo. Dovevo lasciarlo su in questo caso 2 giorni. Questi qua li teniamo separati, che c'è un po' di casino. Allora adesso un melario alla volta lo portiamo dentro il laboratorio e smeliamo un melario alla volta, così più o meno siamo sicuri che ci siano meno api possibile. Ok ragazzi, stiamo iniziando. Stiamo facendo il melario dell'Arnia 1, che fortunatamente ha portato qualcosina, e adesso procederemo in un modo un po' diverso dall'altra volta, perché voglio provare a non mettere niente sotto lo smielatore e provare a vedere se si lavora meglio o magari non cambia nulla, perché era un po' scomodo star lì a mettere sotto un rialzo per alzare le ruote. Dopo ho pensato, se quello lì ci ha messo le ruote, l'avrà fatto per un motivo, però che me l'ha venduto. E allora adesso provo così. Infatti è molto più comodo perché si può spostare lo smielatore proprio vicino al tavolo, quindi non sporchiamo di gocce di miele dappertutto. Se procederemo così, faremo uguale all'altra volta, raccogliamo il miele, lo filtriamo, prima lo prefiltriamo e basta. Questo qua sono 8,90 kg di melario. Dopo smielato lo peseremo di nuovo e vediamo quanto miele sarà. Non credo tantissimo, però ragazzi, piccolo spoiler, penso sarà più della caccia. Bella. Thank you.
Ok ragazzi, quello che stiamo facendo adesso è pulire lo smielatore, ma solo che a me dispiace buttare via, praticamente lavare, dopo buttare via tutta l'acqua che rimane. Allora cosa ho fatto? Verso dentro un pochino di acqua, più o meno a fare metà miele e metà acqua, e quello che ci farò sarà o una bevanda al miele che dopo mi bevo, oppure lo terrò per l'idromiele che farò la prossima volta, lo tengo in frigo magari per non sprecare tutto questo miele, perché è poco, però comunque buttarlo via è un peccato. Così filtrerò. Questa è l'acqua che abbiamo usato a pulire lo smielatore e l'altra attrezzatura. E niente, sarà una prova, voglio vedere cosa esce fuori. Poi qua il miele che sta finendo di filtrare. Tra poco pulirò anche il filtro, qua i melari smielati, stasera glieli rimetto su perché oggi è già stato abbastanza un casino con il saccheggio, perciò non voglio rischiare, stasera li metto. Qua abbiamo un po' di vasetti, altra attrezzatura. Ok ragazzi, per oggi, per questo video è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Allora ragazzi, non vi dirò quanti chili ho fatto. Diciamo che non è stata male, non è stata male. Potevo farne molti di più, ma tanti di più, però non volevo togliere troppo le api e poi non so cosa farmi di tutto questo miele. Perciò farne un ulteriore davvero era troppo miele, troppo miele. Basta così, glielo lasciamo tutto a loro. Bene ragazzi, allora la quantità ve la svelerò nel video dell'invasettamento. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!